Questo programma è offerto da Siamo con Giovanni Bortis, scusami se non pronuncio bene la lingua araba, che è il corrispondente per etica per il territorio a Casablanca. E lui ha curato i rapporti ovviamente istituzionali tra il Marocco e l'Italia attraverso l'associazione, nonché la formazione di un gruppo, un primo gruppo che è venuto dal Marocco in Italia. E adesso purtroppo con qualche lacrima torna nel Marocco. Sì. È stata una bella esperienza. Sì, una bella esperienza. Ringrazio il signor, il dottor Carmine Aliperti, il presidente Ittica. Ringrazio molto chi mi ha dato questa opportunità per interessarmi a questa cosa. Ringrazio anche la sua team, tutti i ragazzi che stanno con loro, che stanno aiutando i ragazzi qua, che stanno seguendo i loro studi. E stanno andando molto bene. Ecco, è difficile integrarsi in uno stato nuovo, anche se l'Italia è accogliente da sempre. Hai trovato qualche difficoltà? Loro hanno trovato qualche difficoltà? Magari si sono trovati bene? Loro, i ragazzi, si trovano molto bene, molto molto bene, come sono trovato anche io molto bene dal primo giorno che sono arrivato in Italia. Sono 37 anni che sto in Italia. Oggi come oggi ringrazio l'Italia che mi ha dato molta opportunità, sono diventato un cittadino italiano anch'io, e ringrazio tutti quelli che aiutano in questi immigrati. Ringraziamo te per il lavoro eccellente che fai. Quindi ragazzi, i giovani si sono integrati, sì. Vorranno lavorare qui, sì. I ragazzi vorranno lavorare qua, perciò stanno studiando, vogliono continuare, vogliono un'opportunità migliore di quella del loro paese. È quello che è un po' il programma di etica per il territorio. Oggi c'è un incontro conviviale, mangeremo una pizza, sì. Giocheremo un po' di musica e tra poco ai nostri microfoni il presidente Carmine Aliperti. Tanto grazie e buon pranzo, anzi buona cena. Grazie, grazie a voi, grazie al presidente. A tra poco. Sono onorato di essere con i miei amici in Italia, sono onorato, sono molto felice di essere con voi. Per il soggetto dell'etica del territorio ho incontrato un amico che raccontami in questa associazione etica per il territorio e dopo inizio in lezione di lingua italiana per un mese e mezzo. Dopo tutti io sono in Italia per continuare le lezioni di lingua italiana. Dopo lo studio di lingua italiana io voglio stare qui e lavorare qui. Italia è buono, belle, tutte le persone sono belle, tutte belle. Presidente, si conclude oggi questa prima esperienza Italia-Marocco. Abbiamo sentito prima il corrispondente a Casablanca di Etica per il territorio che ha detto che i ragazzi si sono ben integrati e questo è un primo obiettivo centrato da Etica per il territorio. Sì, assolutamente sì, ringrazio anche questa sera la presenza del mio collaboratore lì a Casablanca, Giovanni, perché i ragazzi hanno lavorato bene, adesso sosterranno dopo le festività l'esame di lingua italiana e hanno avuto questa prima esperienza non solo culturale ma anche formativa della lingua italiana. Alcuni di loro che abbiamo intervistato
già hanno un buon approccio di lingua italiana. Ovviamente per noi è una grandissima soddisfazione, un'emozione, perché due stati stanno collaborando, e quindi noi anche lì a Casablanca abbiamo messo questa prima, come si vuol dire, questa prima pietra. Abbiamo la nostra associazione già costituita lì, continueremo nel 2024 in altri paesi, tra cui la Tunisia, dove già siamo stati ospiti dell'ambasciata. Partirò con un mio staff a fine febbraio per altri paesi, tra cui Bangladesh, il Pakistan e l'India, dove già stanno chiedendo prontamente con le loro scuole il primo contatto per iscriversi alla nostra associazione, e poi formarli con un corso di preformazione lì in loco, e poi, come abbiamo fatto con i ragazzi del Marocco, verranno qui a completare gli studi. Bene, anche questa cena offerta da Etica per il territorio è anche un momento conviviale per stare insieme, che non è un addio ma è un arrivederci. Arrivederci sicuramente, perché siamo nelle festività natalizie, era doveroso da parte nostra aspettare Giovanni, e questa sera siamo tutti qua per brindare insieme a loro, salutarli ovviamente dopo che hanno finito l'esame finale, perché comunque molti di loro torneranno nel loro paese, fermo restando che poi se ci sono degli stage formativi ancora o tirocini che ci saranno qui in Italia, noi li continueremo a tenere, e a noi non è altro che soddisfazione. Arrivederci.